Raccontiamo questa partita, nel senso che nel primo tempo avete sofferto il possesso palla del Pescara, ma a conti fatti solo quell'inserimento sul colpo di testa di Pierozzi da un'azione d'angolo. Nel secondo tempo, dopo il gol del Pescara, avete fatto davvero una gran partita dal punto di vista del palleggio. Se le devo chiedere cosa vi è mancato, cosa dice? Beh, sicuramente i due gol, abbiamo fatto due ingenuità. Sul primo abbiamo perso una palla ben due volte sui piedi, e chiaramente era una palla probabilmente da calciare, però è stato fatto l'errore. Il secondo gol, credo fortunoso, perché mi hanno spiegato che è stata calciata, rinviata da un nostro giocatore e rimpallata dal capitano del Pescara, che ha fatto gol. Però sono d'accordo sulla sua analisi, però io credo che la seconda parte del primo tempo siamo usciti, abbiamo iniziato a prendere il palleggio e abbiamo preso un po' le misure, secondo me l'avevamo indirizzata discretamente. Mi dispiace perché sia qua che con la spalla, tanti complimenti ma pochi punti. Ecco, nel secondo tempo il Pescara è stato costretto a un cambio d'emergenza, perché non so se hai saputo, ma Lonardi si è rotto il crociato, quindi è entrato De Marco ma ha fatto subito gol. Detto questo, a un certo punto voi attaccavate, il Pescara, dicevo con Baldini poco fa, aveva tutti i giocatori offensivi che non sono abituati a fare quel tipo di fase senza Valzani e Lonardi in campo. Lì potevate essere un po' più concreti? Ma sì, quando si incontrano queste grandi squadre bisogna rimanere attaccati alla partita, come avevamo fatto sull'1-0, e provare a creare l'occasione. Non possiamo chiaramente forzare le giocate, perché se ci scopri contro queste squadre poi finisce male. Quindi credo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. L'imprecisione e l'indecisione, secondo me, sui due gol è costata cara. Poi faccio intanto l'ingrandissimo in bocca al lupo Leonardi, che è un grande giocatore. Speriamo che l'infortunio magari non sia di quella gravità, e se lo è gli faccio un grande in bocca al lupo. Una domanda da studio, salutiamo il tecnico del Carpi, si sta mettendo l'auricolare. Massimo, ora vi ascolta. Sì, buonasera Serpini, intanto le faccio i complimenti perché la squadra del Carpi mi è sembrata molto organizzata. La domanda da parte di Fabio Ferraresi. No, il mister ha già espresso più o meno quello che abbiamo detto noi. Quanta rabbia ti fa, mister, prendere un gol, il primo, mi riferisco al primo, con una palla che comunque avevate voi in vantaggio, il vostro difensore, magari per un po' di leggerezza si è fatto comunque spostare da Vergani ed è poi scaturito il gol? Tanta rabbia, perché, ripeto, è stato fatto uno sforzo, e più uno sforzo dopo due partite in settimana, uno sforzo importante da parte dei ragazzi, che secondo me doveva essere premiato, e purtroppo quando si fanno questi errori contro queste squadre si pagano cari.